Nuovamente in diretta con Spunti e Spuntini, adesso nello spazio che settimanalmente dedichiamo all'attività di ATAM come informazione ai cittadini sui servizi offerti proprio da ATAM. Vi parliamo del parcheggio Baldaccio, un tema che abbiamo affrontato anche in altre puntate, ma c'è una bella novità che riguarda questo spazio e in collegamento con noi per parlarcene c'è Bernardo Mennini, amministratore unico di ATAM. Abbiamo anche ospiti in studio, ma insomma cominciamo introducendo questo bel progetto, presidente, Sì, amministratore, mi scusi. buongiorno. Il progetto è quello di riqualificare, praticamente riqualificazione urbana del Baldaccio, e il progetto che prevede appunto anche in futuro la Casa della Salute lì sopra, nella parte sottostante, quindi quella che dal parcheggio porta fuori, vogliamo qualificarlo. E il progetto che è stato presentato qualche tempo fa con il direttore del MAN di Napoli, Paolo Ciglierini, e sostenuto dall'amministrazione comunale, prevede appunto la possibilità di collocare, così come sono state fatte in questi giorni, delle opere vere e proprie fatte dall'associazione La Staffetta, fatte con grande capacità, nel senso individuando quelle che erano le tecniche originarie, in modo tale che chi arriva ad Arezzo e vuole vedere Arezzo già all'interno del parcheggio capisce cosa troverà di bello direttamente in città. È bene che questo progetto è un progetto che va avanti, quindi un progetto che si svilupperà nel corso dei prossimi anni, quindi farà diventare l'intero Baldaccio una sorta di museo che, di immagini, chiaramente, attraverso alle quali chi arriva vedrà già da lì che cosa di bello c'è ad Arezzo. Lascio la Ecco, parola, preferisco però, per certo, infatti noi una abbiamo spiega. invitato proprio per capire da vicino, insomma, da chi si è occupato di questa iniziativa, che cosa significa e come mai, è stata realizzata. Appunto l'associazione, La Staffetta, abbiamo qui presente Laura Folli, si occupa di, valorizzare l'arte del territorio, gli antichi mestieri. Ecco, in questo modo anche poi attraverso le scuole, ne parleremo tra un attimo, avete dato, diciamo, una rinfrescata a questi locali. Sì, esatto. Diciamo che la staffetta, proprio come obiettivo principale in questi anni, ci siamo sempre mosse per promuovere l'arte del territorio, la bellezza del territorio di Arezzo e della sua provincia. E questo progetto nello specifico è arrivato dalla mia collega, che oggi non è qui presente, Laura Ghezzi, anche lei è restauratrice di affresco, io mi occupo di restauro del tessile antico. Abbiamo unito questi due saperi, diciamo, e abbiamo creato questo progetto che voleva in primis occuparsi di riqualificazione territoriale, e quindi abbiamo collaborato con ATAM, che ci ha supportato subito in quest'idea, e in secondo luogo voleva anche coinvolgere i ragazzi delle scuole per far sì che si sentissero parte di questa città, perché c'è stato un po' di snaturamento, no, in questi anni. Quindi Certo. volevamo renderli partecipi in qualcosa che fosse importante per la città, facendo capire anche a loro che Ecco, hanno che del tipo grande di opere avete potenziale. pensato per Abbiamo questi realizzato spazi? un murales multimaterico, e la bellezza di questo murales, diciamo, la sua particolarità è proprio nel fatto che non è un murales bidimensionale, ma è tridimensionale. Infatti abbiamo inserito all'interno di quest'opera varie tecniche artistiche. Siamo partiti da, appunto, l'affresco, costruendo proprio le basi dei pannelli. Abbiamo lavorato con acquerelli, cere, stampe, abbiamo realizzato i tessuti con i telai, quindi abbiamo realizzato anche delle tecniche molto antiche con i ragazzi di ITIS. Oggi non ci sono presenti, ma comunque hanno portato anche loro un grandissimo contributo per la parte chimica, quindi facendoli lavorare proprio a regola d'arte con le tecniche del Cennini, tanto per capirsi, hanno realizzato appunto quelli che sono i pannelli. Questi pannelli raccontano la storia di Arezzo, partendo dagli Etruschi, e l'obiettivo è quello di arrivare ovviamente ai giorni nostri. Per ora abbiamo fatto il pannello appunto etrusco, il pannello romano. Abbiamo Abbiamo visto, ecco, realizzato, qualche sì, si vedono immagine qualche immagine, eccetera, del vostro del nostro lavoro. lavoro, Ecco, sì. accanto a te, Laura, ci sono due studentesse del liceo artistico, Maria Rosaria Nappi e Rachele Venuti. Ecco, voi vi siete occupate in prima persona di realizzare queste creazioni, diciamo Sì. così. Ecco, in particolare, ognuna di voi di cosa si è occupata? Allora, più che altro ci davano Laura Folle e Laura Ghezzi ci davano la possibilità di poter provare tutto, Quindi quindi esprimere la sì, vostra esprimerci, creatività. esatto. Una cosa che mi ha colpito molto a me è stato come abbiamo realizzato l'affresco, che siamo partiti da un pannello, dalla base fino ad arrivare al disegno e al completamento di questo affresco, di Eh sì. quest'opera d'arte, chiamiamola così. Ed è stata un'esperienza abbastanza,
che, ci ha segna- che principalmente a me mi ha segnato tanto, che ci hanno dato questa opportunità, comunque sia la scuola che loro, di insegnarci nuove tecniche, e è stata un'esperienza davvero unica. Ecco, tra l'altro Maria Rosaria, non abbiamo detto che è stato anche un momento appunto del percorso di alternanza scuola-lavoro, quindi ecco, vado da Rachele per chiederle qual è stato anche il suo contributo in questo lavoro. Anch'io ho lavorato a questo affresco e abbiamo riscoperto anche come facevano una volta, e quindi ti dà anche più consapevolezza di come siamo passati a lavorare tempo prima rispetto a ora, riscoprendo quindi le nuove tecniche, e ti dà, diciamo, come si dice, un valore aggiunto, sì, certo. Poi sicuramente passare dai banchi di scuola ti dà anche soddisfazione, possibilità, certo, ecco, poi di lasciare un segno anche nella vostra città, insomma, sì. Credo che sia una bella soddisfazione. Com'è stato seguire, Laura, questi ragazzi? No, i ragazzi sono stati tutti veramente in gamba, siamo stati molto fortunati perché di 4 classi abbiamo trovato davvero tutti i ragazzi molto entusiasti. La cosa bella, e sulla quale appunto con Bernardo cerchiamo di puntare tanto, è che per i ragazzi questo progetto è gratuito, quindi loro partecipano e fanno una vera e propria scuola d'arte, affrontando dei temi che non affrontano nei licei che stanno seguendo, quindi insomma per loro è veramente un'esperienza nuova, e per questo motivo vorremmo, sia per continuare questo lavoro in funzione della riqualificazione del baldaccio, ma anche per continuare a dare loro la possibilità di lavorare su queste cose bellissime, cerchiamo comunque sia delle aziende, dei mecenati che continuino a sponsorizzare questi progetti, certo, per portare avanti questo lavoro che è molto importante per tutta la città. Bene, ce l'auguriamo davvero. Grazie e complimenti per questo bel progetto, per dare nuova vita anche al parcheggio baldaccio e a quell'area, insomma, circostante. Grazie ai nostri ospiti in studio, appunto Laura Folli e per la staffetta, e anche le nostre studentesse. In collegamento salutiamo Bernardo Mennini e ci diamo appuntamento ai prossimi spazi. Grazie a tutti voi, ai nostri telespettatori, per averci seguito fin qui. Adesso do la linea al collega Diego Di Ippolito con Spunti e Spuntini Talk. Noi ci rivediamo da domani mattina alle 10:30, sempre in diretta. Buona giornata.